ragazzi, sono The Fede Fortin e benvenuti nella 13ª parte del Wolfrug di Far Cry 3. Allora, dopo essere sopravvissuti, diciamo, ai Maya, ci ritroviamo con questo nuovo episodio della serie di Far Cry 3. Allora, oh, nemico, abbatti. Ci siamo già tolti un nemico, buono, buono guarpane. Portafogli in pelle. Basta che non è di coccodrillo, bago coccodrillo, non ce la faccio più. Adesso qua ci sta altra gente. Abbatti. Oh, clicca il rimuovo. Bravo. Oh, fighissimo, coltello lanciato. Adesso saccheggiamo. Vai, munizioni di pistola. E saccheggiamo questo, che ci dà vecchia fotografia e munizioni di pistola. Adesso vuole scivolata. Un elicottero. Forse è lì che ha portato quello. Figo, carino. Oh, marchiamo un po' di nemici. Che ci sta dopo? Allora, giù. Là. Là. E basta. Oh, ce n'è uno pure qua. Vai. Oddio, pensavo di avere quell'abilità, come si chiama. Vai. Fino adesso tutto ok. Là c'è l'allarme. Disattivato l'allarme. Ok, perfetto. Adesso saliamo qua sopra. Wow. Crepa, bravo. Vedi che impari. Pure te. Bravissimo, come imparate presto. Oh, lanciarazzi. E boom. Oh, stanno pure sul ponte. Aspetta, fammi sparare sul ponte. Olè, è zompato il ponte. Epico. Poi chi c'è? Ah, devo curare. Ah, cura. Bravo. Vai, via sta arma, non rompe. Basta lanciarazzi. Allora. Poi, prima, non so se ho visto giusto, ma qua ci stavano delle munizioni. Vediamo. Ah, eccole qui. Bene, ricarica. Ok, interagisci. E abbiamo interagito. Oh, se posso lì su sto bestione. No. Adesso chi manca? Ah, corriamo verso l'elicottero. Verso l'elicottero. Verso l'elicottero! Sì! Vai, decolla! Portaci su! Dai, dai! Oh, fighissimo sto pezzo, vai! Mazza tutti! Insomma, manco uno ho preso. No! Ci hanno preso l'elicottero! Aia! Ti ho mai detto la definizione di follia?
Allora, cerchiamo da uscire da sto posto che non capisco cosa sia. Dopo aver letto la citazione del gatto ad Alice. Oh, che cacchio è? Tieni premuto R1, scansati, va. Vai. Mazzo, ma dove stiamo? Premi rapidamente X, vai! Esci! È resuscitato! Dennis! Jason! Dennis! Ma com'è possibile? Il destino ti sorride. Chi è il responsabile? Vas, per celebrare la tua morte. Ma era più uno show per Oit. Invece, sono vivo. Vi assedra che arrivo. Ok, glielo dico subito. Esci dalla fossa comune. Ciao raga. Devo riprendere la mia pirati. Allora, recupero equipaggiamento. Allora, siamo appena usciti e già dobbiamo tornare in scena. Come gli va? Allora, intanto Lantana Camara. Ah, vabbè, è sempre una vegetazione. Dobbiamo con questo gioco diventeremo dei vivai esperti. Allora, adesso attiviamo questa torre radio, perché se non si capisce niente di sta zona. Oh, ma che cazzo? Ah, prima dobbiamo prendere la roba. Però la macchinetta ce l'ho. Allora, andiamo piano piano. Adesso. Allora, quelli non ci hanno visto. Comunque credo di non avere la macchinetta. No, non ce la dovrei avere. Vediamo. Mettiamoci qua dietro. Quello non ci guarda. Quello sì. Ok, adesso si può andare. Oddio. Tizio lì e un altro lì. Porca trota, passiamo da fuori. Non so se quello non ci vede o è demente, però adesso non ce ne frega niente, cioè se non mi vede è pure meglio. Passiamo da dietro, almeno gli faccio una bella sorpresina. No, no, non ci credo, non c'è un dietro. Oh, ma che, ma perché? Perché mi danno rovina tutta l'imboscata, sti cani? Dove stai? Ecco. Vai, lancia il coltello, bravissimo. Chi è che sta più a fuoco? Bam! Ha battuto. Ma che vuoi? Fammi recuperare. Ok. Cavolo, sta la mia roba. Eccola qua. Eccolo. L'arco. E boom. 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 Crepa il colpo di freccia. Madò, fighissimo. Ah, sei morto con un headshot. Godo. Pronto? Oh. Prima Bass, poi
giudizi è impossibile. Nemmeno io potrei farlo. Com'era il detto, Dennis? C'è sempre una prima volta. Parole grosse, ma il dottore mi ha detto che la barca è quasi pronta. Presto te ne andrai. Allora, mentre continuavo a scambiare il mio arco con quel cavolo di fucile, abbiamo ricevuto la pesta chiamata. Direi di dirigerci verso la torre radio, perché voglio sbloccare tutte le torri radio possibili. Quindi se sta vicino è pure un vantaggio. Quindi è un... attiviamola. Allora saliamo. Era un bel po' che non attivavo una torre radio. Sono felicissimo. Dove sta? Eccola qua. Dove sali? Allora, adesso... no, sono caduto, era la corda di prima questa. Che pirla. Allora, aspetta. Passiamo per di qui. Adesso sali. Ok. Passa piano piano, che so pericoloso, io potrei cadere da un momento all'altro. Adesso ho sbagliato strada. Vai vai vai, eccoci qua. Sai che ho sbagliato proprio strada. E qui. Ok. Ho salito. Adesso piano piano su queste asticelle. Per di lì bisogna passare. Ok, ci sono quasi. Adesso saliamo sta casetta, sta scaletta. La scaletta che ci dice finalmente che siamo quasi arrivati in cima. Allora, cosa c'è qui? Saccheggiamo. Occhiali fuori moto. Ma come gli occhiali fuori moto? Allora, spacca il lucchetto. Ecco. Trova nuova zona. Vediamo che zone abbiamo scoperte. Le nuove tre zone. Allora, questo bellissimo... a rovina antica, che ne so. Questo villaggio, ecco, non aveva caricato la texture. E questo bellissimo... questa bellissima nave. Adesso vediamo se è vicino a Sitra. Cioè ci dovrebbe essere teletrasporto vicino a Sitra. Eccolo qua. Però prima voglio vedere l'abilità. Dovrei aver sbloccato un punto abilità. Tre punti abilità addirittura. Questo mi servirebbe abbastanza. Spara con le armi a una mano quando usi chiavi. Quello lo vediamo dopo. Le siringhe. Oh, buono. Questo che è? Non usare tecniche di guida evasiva per ridurre i danni subiti dal veicolo. Riduci i danni del fuoco del 50%, quello vada più a subito. Andiamo più a questo qua. Perché io rimango sempre bruciato, quindi potrebbe essere... guarda quanto è figo tatuato Jason. Pensa quando torna a casa. Non so se torna a casa, però alla fine del gioco, se torna a casa, la madre lo trova tutto tatuato. Ah, che ti sei fatto Jason? Che schifo questi tatuaggi, te l'avevo già detto che ero contrario. Non te li dovevi fare. Sei un malavitoso, sei un disobbediente. Adesso mamma non ti vuole più bene, non ti fai regali per Natale. Vabbè, basta di ste cavolate. E andiamo da Sitra. MS-16 era. Ho letto, ho sbloccato una nuova arma gratis. Gratis. Se è gratis allora va bene. Se era a pagamento no, un po' meno andava bene. Caraffa di porcellana. Allora, andiamo da Sitra e vediamo cosa ci dirà. Jason, dovresti fare proprio il medico. Allora, le porte si sono aperte e adesso arriva Sitra. Fatemi passare. Io passo alla larga. Vedi, già sto più a fuoco. Aia. Ah, lo sapevo che ho fatto bene a prendere la cosa che riduce i danni del fuoco. Sennò io qua brucio. Ah,
faccio l'uomo arrostito. Allora, dove devo andare? Attraverso il muro. No. Allora, ci sarà una stanza che invece porta, no? Oh, eccoci qua. Eccoti città. Lasciateci. Il guerriero ritorna dalla terra dei morti. Ho portato un souvenir. È il momento. Bevi. Questo è un veleno per i deboli. Solo i più forti sopravvivono. Segui la via. Allora, sconfiggi il mostro tatuato. Aia. Ma che? Levati. Ah, ah. Bam. Guarda, è epica sta missione. Fatto proprio bene. Però noi ci... bisogna curarsi ogni tanto. Oh, buono. Levate. Che dovrebbe essere? Boom. Scocca la freccia. Curiamoci prima che inizi a sputare. Eccolo. Io te sparo intanto. Frecce esplosive. Fuochi d'artificio. È capodanno. Tanti auguri ragazzi. Buon capodanno. No vabbè, troppo presto. Buon 2013 direi. Boom. No scoop. Vai. E crepa. Dai. Allora, vediamo che è successo. È tutto buio. Oh. Ucciso. Allora, sconfiggiamo questi qui. Mi stanno attivati. Oh, un pezzo incastrato. Vediamo. Boom! Esplodi. Boom! Esplodi. Alla Rambo. Sono Jason Brody Rambo. Come su Facebook. Boom! Boom! Oh, a coltello. Tanto questi. Un po'. Bam! Guarda quanto è figo. Arco così. Ora me lo farò. Frecce esplosive. Bah, scoppia. Scoppia. Devi scoppiare, ho detto. Ok. Credo che adesso... oh, ma dai, che schifo. Allora, adesso... ancora te. È tornato in vita questo. Era sparito. Oh, ma che succede? Ah. Fammi curare. Ok. Opla, opla, opla. Ah no, mi ha colpito con l'ultimo. Tocca a me adesso. Ah. E mo tocca a me. Scoppia, brucia. No, no. Tocca a lui adesso. Ah, scappa. No, 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 addosso, mi ha preso in pieno.
Vai, in faccia, headshot. Mazza quanti headshot che sto a fare a questo. Vai, dai che liscia, dai che liscia. E bravo, che mira che c'hai. No, madonna. Stiamo a fare una gara per chi colpisce meno l'avversario. Allora, adesso tocca. No, l'ha tirata uno in più stavolta. No, non vale, oh, rispetta le regole. Vai, in testa. Adesso domani tiri qua. Cosa che ti dico? Ne vado del... Oddio, sta a fare la chiusa. E vai, boom. Vai, headshot. No, ma che poi? Oddio, mi metti paura a te. Ogni tanto. Ogni tanto perché so che ti sconfigo. Bam. Ole. No, la terza non è andata a segno. E mi stai prendendo. E io invece vado dall'altra parte. E adesso scocco la freccia. Scocco la freccia. Scocco la freccia. No, l'ho lisciato 2 su 3. Ti lancio i sassi, Guarda, ti lancio i sassi io, E bam, in faccia. Ole. Dai. Oh, ma che fai? Ah, ti fa male la faccia. Ma che cavolo. Che figata, è morto. Ho sconfitto il mostro del tatuaggio. Ecco la sua mano. Saliamo la mano. Adesso tutto il braccio. Insomma, il braccio. Oh. Dimmi chi sono. Tu sei un guerriero. Vivi per la lotta. Ogni uomo che combatti muore e si merita di esalare l'ultimo respiro. Tu hai il Tatao. Senti la giungla intorno a te. Tu sei un Rakyat. Dall'altra parte dell'isola, Bas e i suoi pirati imprigionano i corpi elementi dei Rakyat. Le nostre armi non taceranno finché Vas non cadrà ai nostri piedi! Siamo i guerrieri dei Rakyat! E io vi condurrò alla gloria! Su questo caricamento tutti voi maschi avrete apprezzato questa scena dei Citra, della gnocca Citra, quindi vi obbligo di lasciare un mi piace solo per Citra, non per... poi fate come vi pare. Comunque, vabbè, avete ammirato questa bellissima gnocchetta e adesso andiamo a raggiungere l'isola di Vas. Tuffo de cabeza, vai. Vai, nuota, nuota, nuota. 13 nuove abilità sbloccate. Andiamo a vedere subito l'abilità. Facciamo questa qua che rimane sotto, più di, sott'acqua. Ok. Almeno così ci viene più facile questa missione. Comunque, vabbè, vi dicevo, avrete apprezzato sicuramente questa scena. Abbiamo sconfitto anche il demone, siamo diventati dei fenomeni. Tutti adesso ci stimano. E andiamo adesso ad ammazzare sto tizio. Guardalo, guardalo. Vai, attacca. Bravissimo, bravissimo Jason.
E adesso saliamo sopra. Dove siete? Ok, c'ho l'arma. Raggiungi la zona di base. Vi vengo a prendere col mio freccia. No, non l'ho preso. Ecco il cane. Ecco i cani. Ah, ho preso la macchinetta per sbaglio. Ah, ho sbagliato tasto. Curiamo. Vai, curati, Jason. So che sei potente. La stanno laggiù. Poi, ma non lo so. Io vedo quelli laggiù. Adesso vediamo. Ci sta un cecchino qua sopra, che è abbastanza seccante. Infatti è morto. Cecchino è morto. Adesso io dico di curarmi. Ah, che schifo, Jason. Ah. E adesso andiamo ad ammazzare i rimanenti. Vai, crepate. Quanto è figa st'arma. Se non sbaglio dovrebbe essere della... dei tizi di Hoyt. Vai, Jason, curati. E... vai, uccidi. Sei una macchina da guerra. Tutti ti stimano. E il tuo arrivo sull'isola segna il destino. Chissà se su st'isola ci stanno i Maya. No, ci stanno... che ci saranno? Vediamo qualcuno. C'erano i rilievi antichi, di chi saranno non si sa. E muori con la coltellata te. Ok, abbattimento. Adesso ricarico. Dico che l'arco non sia molto utile, quindi prendiamo una cappa. Magari ci può più servire, magari è più utile. Certo, adesso non so sicuro, però devo smettere di prendere la macchinetta fotografica. Pile. Che ci devo fare con le pile? Ci ricarico il telecomando? Tanto non credo che arrivi. No. Ok, andiamo. Adesso dove bisogna andare? Ecco qua, arrampicati. Vai. Sei una bestia. Quanta gente. Che stanno a fare? Lamp dance. Lamp dance. Sti cavoli, noi entriamo. Trova e uccidi Vas. Non pensavi che ti stessi aspettando, vero? Sono molto deluso! Era così promettente, Jason! Merda. Una cazzo di promessa! Oddio! Vabbè, è durato poco il dialogo. Ho fatto proprio pena a Piercoso per un piaffogo. Madonna, ho fatto una scelta saggissima. Per una volta... ho fatto una cosa giusta. Vai. Damo se. Vai, siete crepati, eh. Fatemi scendere prima qua per il fuoco tutto. Scendi da là sopra e affrontami. Ah, sto a morire. Figurati. Bravo, Jason. Ti ricurare. Sì, quello è troppo furbo da lassù. Ho già finito le munizioni, ma... what? Sei morto finalmente. Crepa. Vai. Vai, Don. Quanto è casante sto pezzo? Scusa se io mi metto... oh, buono, buono. Cura, 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 cura. Ma Jason, curati. Stavo a crepa. Ma questi lanciano le molotov. Oh, ho trovato le munizioni. Interagisco. Prima tra questo. E... sorpresa. Prendi fuoco. Ah. Ho usato la tua stessa moneta. Ricarica. Oh, ma che volete? Posso ricaricare? Madonna. Che collo che siete. Vai. Sono pronto adesso. Crea, brucia.
Ah, dove sta? Oh, 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 oh. Premi rapidamente, rapidamente. Tac. Pure la tigre ci si mette. Ah. C'è sta tigre che mi segue. Se ti pare normale. Che pure testa contro questo, pure la tigre. Oh. Mi dispiace tigre, ti voglio bene. Ma te la sei cercata. Ma te scoglio pure, sai com'è. La pelle di tigre è pregiata. Andiamo, va. Andiamo da sta pelle. E adesso andiamo dagli altri. Senti, a me non mi devi ammazzarli. Vai, pensaci te, tigre. Ah, cura, cura, cura. Vai. Bravo, Jason, sei veloce. Meno accurato. Ti sei fatto un po' di siringhette in 2 minuti. Ah. Aia, porca miseria. Ricarica. Eh sì, ricarica, curati. Madonna, ma quanti nemici ci stanno? Vai, vai. Sei pronto, Jason? 3, 2, 1. È indistruttibile. Ma io ce l'ho fatta. Ah, non per vantarmi, però. Era abbastanza immortale. Tu stai. Ecco. Ah. Scappai, eh. Ricarica. Oh, sono finiti i nemici, eh. Mi serve l'arma del tizio gigante. Allora, dove sta? Eccola qua. Sì, ce l'ha le munizioni. Ricarica, ricarica. Bravo. Bravo, Jason, bravo. Veloce. E andiamo. Boss, dove sei? Cucù, figlio di puttana. Oddio, bentornati ragazzi. Allora, scusate, stavo un attimo zitto perché dovevo capire cosa stesse succedendo. Tanto bello il Vector, è bellissima questa scena da drogato allucinato. Vai, ricarica, ricarica, ricarica. Ah. Perché non muori? Vai. Sono una bestia. Vass, quanti vass. Sono tutti cloni. Vieni. Affrontami, Vass, di faccia. Vieni qui. Cura, cura. Ah. Spegni sto fuoco. Ah. Fatto un'iniezione. Oh, finalmente ho spento il fuoco, non capivo, non si spengeva. E adesso saliamo qui. Dal Davos. Abbattimento. Va. Vai. Vai, crepa. Ah!
lettera. Ho vinto. Ho vinto. Lottato con valore, guerriero. Ora alzati e goditi la tua vittoria. Farà di te un vero guerriero. Siamo due scoppiati, Jason. Bassa è morto. Ha lasciato me, la tribù, le sue radici. Hoyt Volker l'ha attirato con soldi, droga. È diventato un mostro, ma era pur sempre mio fratello. Hoyt pagherà per quel che ha fatto. A te e ai miei fratelli ti porterò la sua testa. E i tuoi amici? Tornano in barca. Io sto qua con te. Mi fa molto piacere. Come ucciderai Hoyt? Una spia di nome Willis mi aiuterà a infiltrarmi sull'isola. Però... i Rakiat sentiranno la tua mancanza. Davvero? Torna da me. Dalla mia gente. Presto. Allora ragazzi, abbiamo fatto questa missione vendetta, Vass è morto, e vi voglio dire, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, e se volete iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo Wolfrug di Far Cry 3.